E io ragazzi, cosa devo fare oggi? Oggi io vi devo presentare una persona meravigliosa, ma una persona che ho fatto fatica, tra virgolette, a capire che esistesse davvero, perché devo dire che ho un immenso piacere di avere qui con me Liselotte Parisi, e quindi io un applauso te lo faccio immenso, perché hai tutta la mia stima. E e ci tenevo appunto a portarti sul mio canale, quindi qui su Twitch, su piattaforma Twitch, dove ci sono un po' di spettatori, un po' di amici, un po' di nuovi follower. Perché siamo qui, Liselotte? Perché siamo qui? Se famo una chiacchierata, niente di più. Facciamo una bellissima chiacchierata, per me compagnia. È un onore, un piacere enorme stare con te. E assolutamente sì, perché chiacchierando tra una lezione e l'altra ci siamo sentiti proprio di con questo desiderio di parlare, di conoscerci, e allora tu sei uscito fuori che c'hai questa possibilità. Dico, ma perché non rendiamo pubblico e queste i nostri sono pensieri? Esatto, le persone che brillano, vedete, ecco, questa è una persona che brilla e capisce che c'è da brillare anche in un canale Twitch come il mio, ecco. Assolutamente, perché allora, insomma, ne hai di spettatori, di insomma, gente che ti segue, ragazzi soprattutto che sì, ti seguono, e quindi questa cosa dei ragazzi, io che ci vivo ormai da ottobre in mezzo ai ragazzi, e poi piano piano diremo il perché, e ho voglia proprio di parlare a voi ragazzi. E io potevo non portare una persona così? Allora, innanzitutto presentiamoci, insomma, sei Liselotte Parisi. Qual è la tua vita artistica che hai avuto? Perché sei qui e cosa ci vuoi raccontare? Facciamo così, almeno ti do libero arbitrio, ok? Poi ci approfondiamo e andiamo nei meandri degli abissi. Va bene, allora, io sono Liselotte Parisi, nata a Catanzaro, quindi nel profondo sud, assolutamente non mi aspettavo di essere qui in questo, se me l'avessero detto, ho fatto sì, vabbè, ciao. E invece ho conosciuto una persona meravigliosa, una signora, durante una festa, ad un pranzo di famiglia, e che faceva l'assistente al doppiaggio. E quindi, siccome per fare l'assistente al doppiaggio 40 anni fa, ahimè, non so se adesso c'è, ma insomma allora non c'erano i corsi che ci sono adesso. No. E adesso ci sono corsi pure che ne so, appunto, per cucina, qualsiasi cosa. Sì. Uno specchio. Prima no, dovevi avere tutta una cultura, un carico di repertorio dietro. Esatto, per cui non c'erano corsi di formazione, si andava tramandando questo mestiere. Infatti lei l'aveva imparato dal padre, che era a sua volta assistente al doppiaggio, poi per cui lui voleva finire almeno il progetto che stava facendo, e quindi lei lo accompagnò. Lei diceva, scusa, ho imparato, e quindi voleva, lei dopo 2 anni sarebbe andata in pensione, per cui lei mi ha detto, senti, io ci provo, vorresti imparare? Dopo chiaramente che ci eravamo viste, così là, frequentate, perché lei aveva 2 figli maschi, quindi in me vide subito la figlia femmina ideale, quindi andavo a cena da lei, a pranzo da lei, stavo sempre da lei. E quindi un giorno mi disse, senti, ma tu, so che allora stavo facendo l'università, dice, so che hai altri chiaramente sogni, ma io te la butto lì, dopo che mentre studi, siccome io fra 2 anni devo andare in pensione, mi vorresti fare questo mestiere? E dico, io tra il nel mondo del cinema, ma per me era proprio assurdo. E invece ho detto, guarda, vienimi a trovare, vienimi a prendere, e ogni giorno vieni, ogni volta vieni 10 minuti prima, così ti affianchi a me, se ti piace, perché no? E l'ho seguita per tutti e 2 anni, quindi non è che sono una che dopo un mese, allora c'era la meritocrazia, per fortuna, per cui siccome io non volevo entrare in questa società additata come la nipote di, mi sono fatta 2 anni e mezzo. Infatti alcuni doppiatori che entravano in sala e mi vedevano accanto a zia, io la chiamo zia Gabriella, zia Gabriella Bompani, mi dicevano, Liselò, ma basta affiancare zia, mo comincia ad andare con i 2 piedi. Dico, io questo volevo che mi diceste, che mi riconosceste il mio, no? La mia tenacia, la mia caparbia, la mia volontà e il fatto di non essere la nipote di.
E quindi quando lei se ne andò, chiaramente mi chiamarono per fare le sostituzioni. Non è che entrai subito facendo... Certo, ha dovuto dimostrare anche le tue... cioè, non è che uno ti dà, no, ecco, non è che uno ti dà come il doppiatore, non è che ti chiamano al turno e ti fanno subito fare il protagonista. Inizi con i brusii, con una battutina, poi due bottottine, poi tre battute, poi... E poi ti mettono alla prova e capiscono... E se ne vale la pena, piano piano, eh. Io iniziai, diciamo, alla grande, con La Piovra 3. Allora, il direttore di doppiaggio, io facevo, c'era mia zia appunto come assistente, il direttore di doppiaggio stava con mia zia, con l'attore, con un attore, e la Desio con il regista Perelli me la cucca io. E quindi dico, cacchio, dico, che responsabilità, dico, iniziamo già così. E andò benissimo, quindi sostituì mia zia anche in altre giornate, e quindi da lì cominciarono le sostituzioni, ripeto. Com'era? Giuliana Desio, attrice. Okay. E poi un bel tipetto, quindi proprio, dico, vabbè, dico, se ce l'ho fatta lì va benissimo. E quindi piano piano sono andata, e quindi mo sono 37 anni che faccio questo mestiere, e da 8-9 anni, adesso ho perso il calcolo, faccio anche qualche direzione. Per cui quando c'è da fare l'assistente, faccio l'assistente. Anche l'una non esclude l'altra. Sono nata, quindi orgogliosissima di essere assistente. Se capita di fare la direzione, per carità, sono contentissima lo stesso, ma non avrei potuto fare la direttrice se non avessi fatto l'assistente. Quindi 37 anni di ascoltare, e io poi, essendo nata 40 anni fa, insomma praticamente 37 anni fa, in questo mondo, ho avuto l'onore e il piacere di conoscere direttori e doppiatori con la D maiuscola. Vado, certo, perfetto. In ultimo, la cosa molto bella è che è stato molto faticoso. Infatti, in un'altra intervista, quando mi hanno chiesto qual è stato il film tra tutti quelli che ho fatto più faticoso, ho subito detto questo. È molto faticoso, perché non abbiamo doppio, essendo un film italiano, molti mi dicono: ma essendo italiano, ma che c'è? Che devi doppiare? Esatto. Dei film italiani spesso e volentieri si devono doppiare, fare le integrazioni, i brusii tutti, ed è quello che è stato molto faticoso, perché magari girano le scene fra i protagonisti, poi la gente che balla, la gente che parla, la gente che commenta, che urla, che il mercato, la gente che... O non è sufficiente, oppure non è... Le feste, insomma, che no, esatto, che magari il fonico di presa diretta prende con il microfono dall'alto, prende, deve prendere, insomma, chiaramente predilige i protagonisti, e si perde tutto il resto. E quindi poi il regista, rimontandole, guardandole, ma manca quella cosa, no, ma io voglio più un commento più forte di questa situazione. E poi c'è da rifare le scene che magari, non so, stanno al mare e quindi camminano sul mare, sempre perché magari il fonico si è addormentato di presa diretta, si sente di più le onde e il camminare sulla sabbia, che non le loro parole, le cicale. Io ho fatto tutta una lunghissima scena di Squadra Antimafia. Di Rosie Abbate. A Rosie Abbate, che ce l'abbiamo e ce la inseriamo qui, vai. In cui c'era le cicale sotto, e sentivi sto cicaleccio, fastidioso. Molto fastidio. E quindi abbiamo ridoppiato, poveri attori sono dovuti venire a fare tutta scena, devo rifare, dico sì, devi e rifarla come l'hanno recitata, che quindi è un da fare doppio, esattamente. E invece in Quo Vado è stato complicatissimo per i brusii, perché abbiamo doppiato pochissimo di integrazioni, perché sono stati tutti molto bravi, ma abbiamo fatto le voci, la voce sua narrante, no? La sua over, e quindi chiaramente quello si fa dopo, una volta che lui monta tutto il film, poi ci vuole questa voce sua che fa da raccordo, da aggregante, no? E poi tutti i brusii. Allora, e quello è stato un grandissimo lavoro, veramente io mi faccio i complimenti da sola ancora adesso, perché la storia è di lui, no, che va al Polo Nord tra questi ricercatori,
E quindi il regista ha voluto sentire voci tra i ricercatori quando stanno a mensa, no? Nelle pranzi e cene, mentre lui mangia e parla con gli altri protagonisti, sentire questi che parlano. E quindi ha voluto francesi, inglesi, tedeschi, cioè, no, chi c'hai c'hai Liselotte? Quindi io, grazie a Facebook, io non sono una grande frequentatrice, però in questo caso mi è servito tantissimo, perché ho chiesto aiuto, ragazzi, chi conosce, perché non è che avevo bisogno di doppiatori, perché non era una cosa da sync, fate finta di stare a tavola con un vostro amico e parlate, non c'era un sync, una recitazione. Gli davo chiaramente, insomma, un minimo di infarinatura, in quale situazione eravamo, ecco, parlare della partita della Roma, ma insomma di qualcosa di più inerente. Ho beccato brasiliani, francesi, inglesi, quelli proprio doppiatori, e poi svedesi, e tedeschi, finlandesi, conosco un'amica finlandese, giapponese. Wow. Ho preso i due miei amici qui che hanno il negozio cinesi, e sono venuti a coppie quando potevano, e le ho fatte entrare in sala e ci siamo divertiti a fare. Che esperienza! La cosa più, ancora più importante, più difficile, è stata la parte invece degli africani, perché lui va in Africa, tutto inizia che lui viene preso, no? Rapito dagli africani, e spiega che la sua vita e com'è che lui si trova lì. E ci doveva essere quindi il commento di questi africani. Ah sì, giusto, ah no, ma perché l'hai fatto, no? E questi parlano in africano, per cui ho dovuto chiamare l'ambasciata africana e farmi venire 6-7 africani che sapessero parlare italiano, però, quindi avevano tutto, insomma, quindi molto svegli, molto bravi, sono stati bravissimi, e io ogni volta che gli facevo sentire poi e loro dovevano andare a sync, perché c'avevano i commenti proprio a sync, quindi io che mi mettevo lì davanti a loro, io stavo qui in leggio e loro dall'altra, siamo davanti, ok, e io, e con dietro lo schermo. Io facevo proprio da direttrice d'orchestra, no? Adesso, e loro, mi fermi, e loro si fermavano, ridete, e loro ridevano. E la cosa che non dimenticherò mai nella mia vita è che quando si sono riascoltati per la prima volta, si sono messi a piangere. Perché non te l'aspetti. Non se l'aspettavano. E quindi forte emozioni, che hanno dato forte emozioni. Però se ho perso, guarda, 8 kg, 9 kg in 2 mesi, forse anche di più, ero proprio, non dormivo la notte, mi svegliavo la notte, oddio no, devo fargli fare questa scena, oddio, ma come faccio domani? Ma come ben mi conosci, col mio carattere, proprio questi ragazzi africani, lì sono, poi gente ingambissima, c'era uno che era uno psicologo, che a casa sua faceva lo psicologo, adesso faceva il cameriere qui, che se n'era andato dal Ruanda, per motivi di guerra, da psicologo, stava lì in città, quindi insomma istruito, giacca, cravatta, insomma non stava nei villaggi. E un'altra che faceva più di uno che faceva università, e un altro che faceva l'artista, suonava in un pub a Trastevere. Presi anche variegati, vedo, comunque sono persone totalmente diverse tra di loro, no? Quindi sanno regalare diverse intenzioni, diverse colori, io li vedo così, alla fine sono colori, no? Io ho anche Squadra Antimafia, ultima ma non meno importante ovviamente, che anche fatto... Assolutamente, ma io ho iniziato con Squadra di Mafia, Hai avuto il tuo inizio. Con la Tau 2, sì, dalla quinta stagione, giusto? Sì, facendo da assistente a Nino D'Agata, e invece poi non mi ricordo perché Nino non poté, perché c'aveva altro da fare, e mi ha detto vabbè, lì se no la fai tu, come dire, va bene, tanto sai tutto, dico va benissimo, ed è sì, è stata un'esperienza veramente bellissima. Io poi devo dire che tanti mi dicevano cose italiane, no, mamma mia, gli attori che si credono, oddio, che non sanno parlare, che non sanno recitare, che magari sono, no, vengono dai tronisti, amici, però non sono attori, certo, e quindi è una fatica immane. Io devo dire che sono stata fortunatissima,
perché io tutte le cose che ho fatto con la TAU 2 sono veramente tante. Benvenuti a tavola, appunto, 3 o 4 di squadra antimafia, distretto di polizia, mani sopra la città, Rosi Abbate. Sentite quante ne ha fatte, non è solo una o due, ragazzi, sono tante. Quindi tanti, io ho avuto sempre il piacere, la fortuna, non lo so, di incontrare sempre personaggi, attori veramente bravissimi, disponibilissimi, anche se erano la prima loro volta. E arrivavano, no? Tutti spocchiosi. Tutti spavaldi. Oh, arrivo io, non mi deve dire nulla. Non ne dico nulla, vai. Non c'è problema. Vai! Me devi proprio rivoli, no? E io, faccia. Mi può aiutare? Ecco. Per il resto tutte persone, guardi, io sono nelle sue mani, io proprio non so nulla, ma persone sì, grandi, per non grandi, citare nomi, ma grandi. No, uno lo voglio dire perché è una persona meravigliosa. Vanessa è incontrata. Vanessa è una persona bellissima, stupenda. Hai detto un nome, un'arte, una bellezza. Ma allora è arrivata, a parte la puntualità, perché lei è arrivata mezz'ora prima dicendomi, guarda, io gli faccio, guardi signore, io non, bravo, mi metto, no, dammi del tuo, assolutamente, no, si è tolta le scarpe, dimmi che cosa devo fare, io sono a tua completa disposizione, se bisogna farla 30 volte, io la faccio 30 volte, doveva fare una scena in cui lei correva, ma ha fatto, aspetta, Liselò, aspetta, si è messa, si è fatta correre, certo, per avere un perché fiato. Sei esatto, capito, buona la prima, perché pure lei ha una memoria tremenda, quindi una persona di un'umiltà, di una dolcezza, è arrivata struccata, bellissima lo stesso, in maglietta, jeans, proprio semplicissima, è una persona di una grandezza umana veramente meravigliosa. Vedi ragazzi, è normale portare una persona così e far sì che vi istruisca anche di qualcosa che non vi sareste aspettato, no? Una Vanessa incontrata, un doppiatore, io dico sempre doppio attore, come anche anche il doppiatore di Tony Stark, Angelo Maggi, lui dice sempre siamo doppi attori, perché alla fine chi doppia è anche un po' un attore, perché altrimenti... No, soprattutto, devi essere attore, perché... È un mestiere difficilissimo il doppiatore, perché tu devi rifare esattamente quello che è già stato fatto magistralmente in presa diretta, e il film sarebbe perfetto così com'è. Il problema è che noi, per fortuna, in Italia amiamo sentire con la nostra voce, cioè con la nostra lingua, e quindi noi dobbiamo rifare esattamente quello che hanno fatto loro, senza togliere niente, cioè cercare di ridare lo stesso effetto, lo stesso sentimento, lo stesso emozione. Certo. Quindi in più dovendo stare attenti al sync, a come si muovono, a quello che fanno, se loro corrono dobbiamo pur stando fermi stare nella parte, io no, fare finta. E se tu guardi, quando io che vi dico a lezione, no, guardate pure il sopracciglio, sì, se si qualsiasi alza, cosa l'espressione, no, ti rende conto, cioè quella voce che tu senti in italiano deve uscire da quella faccia, non devi pensare che sia una voce che non appartiene a quell'attore, tu devi essere così bravo da far pensare a chi ti ascolta, pur sapendo che quello è un americano, un tedesco, certo, e invece sia la voce di quell'attore. Quindi altro che non, se devi essere soprattutto, ma infatti prima venivano dal teatro, non c'erano corsi. Non c'erano i corsi, infatti venivano le persone preparate dai teatri, dai cinema. Perché mentre facevano teatro arrivavano tra il pubblico i critici, il regista, ammazza quanto è bravo, e lo chiamavano per fare il doppiatore, capito? Quindi tutti i grandi nascono come attori di teatro, e poi chiaramente poi insomma, fanno anche e facevano anche il doppio, ma anche infatti tanti sparivano poi per mesi, perché ciao, io devo partire, spettacoli, tour, certo. Capito, invece adesso purtroppo il teatro non è quello più di una volta. Di prima erano dei cartoni animati in cui tu hai appunto diretto, ma 5 paroline proprio, giusto perché
È bello, io mi sono avvicinato al doppiaggio per i cartoni animati, perché adoro i cartoni, gli anime e i cartoni animati, quindi... No, chiama Fabrizio Mazzotta, che lui fa anime proprio a... La rotta di gol, infatti, guarda, sarei proprio curioso, se ho l'opportunità lo... Io ho fatto con lui come assistente, mi pare, o il film o una serie di Evangelion, non ci sono nulla. È particolare, molto particolare Evangelion. Non lo sapevo, questa è un'ottima notizia. E so che hai collaborato, quindi hai fatto da direttrice, da assistente, per tre cartoni ho inserito, che erano: uno è Gumball. Sì. Uno è, l'altro è Cupcake e Dino. L'ho fatto la direzione, sì. Ok. E poi hai fatto la direzione di Cupcake e Dino. Sì, okay. La mia prima direzione di doppio. Due ne ho fatte di cartoni animati. E Cupcake e Dino, sì, è una di queste. Ok. Sì. E invece Gumball? Gumball ho fatto l'assistente. Okay. E ho l'onore di dire che sono stata la prima assistente, perché dura credo da 10 anni, se non più. E io sono stata l'assistente della prima serie. Ah. Beh. Seguite altre, poi non le ho seguite più perché ho cambiato la società, quindi non ho collaborato più con loro. E poi l'ho rifatta tipo 3 anni fa, perché questa serie è andata nella società dove lavoravo io, hanno saputo che l'avevo fatto io, quindi chiaramente me l'hanno ridata a me. Perfetto. Come assistente, molto difficile, molto particolare, con 3.000 personaggi, quindi avere in sala l'assistente che conosceva la storia, i personaggi, sai, i nomi, la pronuncia dei nomi, e, insomma, è di grande aiuto, insomma, al direttore, che poi poverello magari si perde qualche cosa. Beh, certo. E poi hai collaborato con Fox Kids, il mitico Fox Kids, e ho messo qui un piccolo personaggio che è il Sonic, che io adoro, apprezzo, e qui ho detto non potevo non metterlo, insomma, non inserirlo, giusto per sapere che cosa hai incontrato. Beh, comunque i doppiatori principali avrai, no? Avrai assistito. 2005-2006, una cosa del genere. E, sì, come assistente molto divertente, e come protagonista Fabrizio Vidale, che faceva lui, ed è una persona meravigliosa, simpaticissima, per cui quando c'era lui in sala si moriva dalle risate. E poi un altro personaggetto piccolo che mi pare che fosse l'unico umano, adesso non mi ricordo bene, insomma, ma c'era un personaggio che era un bambino, e lo faceva Jacopo Castagna, che allora era ai inizi del doppiaggio, era figlio del direttore, lo chiamo Giuggi, Anton Giulio si chiama, ma tutti lo chiamiamo Giuggi Castagna, e gli fece fare il protagonista bambino, ed era le sue prime armi, quindi sopra la pedana, sopra la sedia, io che gli stavo vicino a dirgli le battute, perché forse non sapeva neanche leggere per quanto fosse piccolo. E so che aveva partecipato per entrare negli esordienti al Festival di Sanremo. Ah. Purtroppo non è riuscito a essere poi alla preso, insomma, è arrivato ad essere ammesso, però insomma, era arrivato alle finali. E quindi ha fatto anche lui, insomma, ha fatto un suo percorso. Un suo percorso, certo. Per Gumball l'ho conosciuto, appunto, essendo passati tanti anni. I due protagonisti erano due bambini, allora avevano 10 anni, 11 anni ognuno, e poi sono cresciuti e a 20 anni hanno cambiato proprio molto la voce, in senso, quando voi uomini cambiate, che diventate belli, bassi, 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 non riuscite più a fare i bambini. E succede che cambiano, appunto, anche... i doppiatori, sì, hanno chiamato per assurdo due persone molto più grandi di loro, però avendo la voce più leggera riescono a fare il falsetto, quindi a sembrare dei bambini, perché lui è Alessio Puccio, quello che fa Harry Potter, esatto, Daniel Radcliffe, sì, è lui, quella voce. Quindi lui ha 35-36 anni. Sì, ma non, già dal suo timbro è più... Ha la voce molto giovane, quindi può ancora di più, facendola di testa, mascherare. Se vuoi andare a sentire, insomma, è un pochino più chiaro.
E lei invece è una bellissima donna, quindi è grande, Maura Cenciarelli, che lei fa tantissimi doppiaggi anche come direttrice, e doppiaggi di cartoni animati, appunto. E fa le vocine, fa le bambine, fa i bambini, e quindi, perché le donne riescono a fare i bambini, i maschietti. Vedi Ilaria Stagni, che ha fatto, no, Mamma ho perso l'aereo, e ci aveva 40 anni e ha fatto un ragazzino di 10 anni. Quindi per noi donne è molto più semplice fare i maschietti che non i ragazzi. E sì, quindi sono, cioè, si ritrovano spesso grandi. Comunque, infatti, nei cartoni animati trovare proprio la... Per noi che siamo nel campo, i bambini più piccoli, anche da partire, io cito Dragon Ball perché è conosciuto, il Goku piccolo è doppiato da una donna. Infatti, per esempio, c'è Ben 10, io ho fatto anche un gruppo di Ben 10, tanto, bello, sempre sotto. E la bambina, quella roscia, la bambina è una ragazza di 40 anni. Anche Patriarca, per esempio, Gabriele Patriarca, che fa Ben 10, appunto, è un ragazzino di 10 anni, no? E invece lui ne ha pure, lui ne avrà 40. Un vecchio solo io, li ho visti nascere. Arrivati a questo punto, voi dovete sapere, ragazzi, per chi c'è o per chi ci vedrà, che la cara e meravigliosa Liselotte Parisi ha scritto un libro. Un bellissimo libro.